like, tutto ciò che piaci. A Parigi, la moda adotta i codici dello stile italiano. In passerella un nuovo rapporto abito-corpo fatto di libertà e un alert not her per rivendicare una presenza femminile nuova, lontana dal passato. Ancora donne a Milano, nella danza acrobatica e sensuale che racconta l'eleganza delle gambe, vestite di trame leggere, ricami, strass luminosi. Un pezzo del guardaroba sempre più personale e irrinunciabile. La bellezza è un abbraccio avvolgente nel segno della sostenibilità, della ricerca scientifica e di un benessere completo. A Barcellona, la tradizione giapponese della cosmesi apre nuove frontiere per le donne e non solo. Sensualità e sartorialità. Vittoria Ceretti apre la sfilata di Prêt-à-porter per la prossima estate di Dolce & Gabbana, rivelando subito le due parole chiave di una collezione manifesto: il taglio preciso delle giacche, reggicalze e autoreggenti. Il nude look di Body & Pierre, la scelta nitida, chiara, essenziale dei colori, il bianco ma soprattutto quel nero intimo e audace, la radice di un'impeccabile eleganza. Il DNA del brand è anche in quel titolo dello show, Women, donne, un racconto dell'universo femminile e della sua variegata bellezza, qualunque sia l'età. Come testimonia in passerella accanto a Maria Carla e Irina, anche Naomi Campbell, 53 superlative primavere, che accendono un tifo da stadio per quella inconfondibile falcata capace di scolpire pagine di moda. Accanto alle top models di nuova generazione sono sempre loro, ancora loro, ad accendere lo show. Come testimonia Claudia Schiffer, di ritorno sulla passerella a scacchiera bianca e nera scelta dall'amica Donatella Versace per la prima sfilata del brand sotto il cappello della nuova proprietà americana, il gruppo del lusso Tapestry. I think it's about the craftsmanship and quality and the love. Credo che si tratti di un mix di artigianato, qualità e soprattutto amore, ci dice Demi Moore a proposito del segreto del Made in Italy. Prima fila stellare alla sfilata Fendi, tra dive di Hollywood e top model di sempre, Linda, Naomi, Kate Moss. Tutte fan di Kim Jones, il designer della casa che segna un bel gol con una collezione ispirata a Roma. I colori dei tramonti, tracce di un'eleganza del passato, le borse che sono i grandi cavalli di battaglia della casa e di Silvia Venturini Fendi. Artigianato, creatività, grandi storie di famiglie. La forza del Made in Italy. Da Etro, Marco De Vincenzo, a un anno dal suo ingresso come direttore creativo, mette in dialogo tessuti e broccati, seguendo lo stile e la tradizione della casa, ma anche la sua inclinazione personale. La ricerca verso forme nuove, la fantasia e il fantastico, la sorpresa, un tocco di meraviglia. Soprattutto quando mescoli, come me, che sono un designer fortemente istintivo, tessuti settecenteschi a dettagli tribali, a denim, a broccati super lussuosi, ai cotoni. C'è un istinto che questa collezione vuole celebrare. Dai box alle sfilate, nel segno di quel rosso capace di far volare in alto i cuori. A Milano Fashion Week scende in pista, che poi è passerella circolare, Ferrari. Mano felice del direttore creativo Rocco Iannone su una nuova collezione che è un crescendo di emozioni, forme pulite e sensuali, ricerca di materiali, colori accesi, come il nuovo rosso corsa, protagonista nel gran finale sulle note di un Antonio Vivaldi, lirico e pop. Non più traslare l'oggetto auto nel fashion, ma traslare invece i sentimenti che il nostro brand è in grado di accogliere. Questo concetto di potere, di erotismo, che da sempre ci appartiene e che io volevo esprimere attraverso una collezione nitida, focalizzata e molto precisa. I feel like I've been in an aesthetic dialogue with Mr. Armani for decades now. I mean, even before we met. Io mi sento in dialogo estetico con il signor Giorgio Armani da molto tempo, ancora prima di conoscerlo, racconta il premio Oscar Kate Blanchett. Un dialogo estetico fatto di vibrazioni, titolo della nuova luminosa collezione, che si affida a colori e movimento, il verde e il viola delle pietre preziose, il bronzo e l'argento, le frange scintillanti dei top e il passo elegante di chi si è liberato della tirannia dei tacchi, sia nei completi da giorno che nei più sofisticati e sognanti abiti bianchi per la sera. Buone vibrazioni. Per Armani, la bellezza è fatta anche di questo.
Abbattere gli stereotipi, rompere i pregiudizi sulle donne che fin dall'antichità, se non allineate al pensiero maschile, erano considerate più che ribelli, streghe. E parlare invece di indipendenza e di consapevolezza. Un manifesto di forza e libertà espresso attraverso l'arte e la moda. È il filo ininterrotto del discorso femminile e femminista che Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa Dior, riannoda di stagione in stagione nelle sue collezioni. E il rapporto corpo-abito è lì sotto gli occhi del pubblico alla sfilata di Prêt-à-Porter per la prossima estate. Travestiti in maglia che regalano libertà di movimenti, abiti dagli scogli asimmetrici che rileggono grandi classici della Maison. Nessuna nostalgia, ma moderna contemporaneità. La potenza anche del set a colori neon, in una sorta di alert, disegnato dall'artista romana Elena Bellantoni. Not her, non lei. La donna non è più quella di un tempo, delle pubblicità sessiste, degli stereotipi dominanti. Abbiamo in qualche modo messo in allerta con questo lavoro sia l'artista, in modo differente ovviamente io, di quanto non si possano accettare di vedere delle immagini in modo passivo, ma bisogna vederle in modo critico, perché queste immagini possono in qualche modo radicalizzarsi in noi e potremmo pensare che tutto questo è normale. Il lavoro di Maria Grazia si concentra sulla figura della donna come strega, la donna come ribelle. Su questo punto della ribellione ci siamo incontrate, perché è una presa di posizione. Notaire non è più lei, questo è il nuovo paradigma. Per il binomio Maria Grazia Chiuri e Dior, un ulteriore successo, dopo quello registrato dall'abito realizzato per la regina Camilla in occasione della recente visita di Stato all'Eliseo. A Parigi la moda parla sempre più italiano. Marni, con il direttore creativo Francesco Risso, per il suo debutto in Francia sceglie la casa che fu di Karl Lagerfeld. Macrovolumi ed eccentrica grandeur per il marchio che si conferma un fiore all'occhiello del gruppo OTB dell'imprenditore Renzo Rosso. La Francia è il paese della moda, il grande competitor dell'Italia, per cui essere presenti in questa città, in questo paese, ci onora e siamo molto felici di far vedere le nostre creatività che stanno andando veramente molto bene. Un binomio sensazionale, l'ambasciata d'Italia a Parigi, universalmente riconosciuta come la più bella della città, accoglie il défilé della Maison Schiaparelli, disegnata dal creativo texano Daniel Rosberry. Sorprese per gli abiti che rieditano i codici e le radici della casa, sartorialità e simboli. Tra maxi gioielli, serrature e aragoste, che identificano la storia di una moda surrealista e couture. Pronta oggi però ad aprire una nuova strada nel Prêt-à-Porter. Tutte le volte che uniamo le mie radici americane a quelle francesi di Schiaparelli accade qualcosa di magico, una straordinaria connection, e penso che sia proprio quello che la gente ama, o perlomeno così spero. In the name of the Minister of Culture and Communications, I appoint you Chevalier des Arts et des Lettres. Ed è Anne Wintour, mitica direttrice di Vogue America, ad appuntare la croce di Cavaliere delle Arti e delle Lettere sulla giacca di Giambattista Valli. Il couturier romano, un vero beniamino di Parigi, la riceve come testimonianza del suo grande lavoro nella moda. Uno stile, il suo, divenuto inconfondibile e ben testimoniato dalla nuova collezione. Una sorta di grand tour, come accadeva nel 1800, nel mondo della bellezza, dell'arte e nella cultura, anche di moda. In una Milano travolta dall'adrenalina della Fashion Week, nel quartiere dei grattacieli dell'architettura più metropolitana, una passerella d'eccezione ha accompagnato lo show dedicato ad una delle parti del corpo femminile da sempre simbolo di seduzione. La cavalcata della super top brasiliana Alessandra Ambrosio e della tedesca Toni Garn aprono le danze. Sul palcoscenico e in mezzo al pubblico artisti internazionali. Luis Kelly e il suo ballo acrobatico fra sfere stroboscopiche. I movimenti sinuosi all'interno di chandelier sospesi, le coreografie firmate da Kevin Vives, che ha collaborato con Justin Bieber e Kylie Minogue, fra sculture in movimento e creazioni gonfiabili.
La nuova collezione di Collane ha sfilato in passerella indossata da personaggi noti e dalle ragazze selezionate in un casting nazionale. Le versioni velatissime accompagnate a culotte opache o in paillette, calze a rete, motivi animalier, le fibbie con strass o il super lucido, anche nei bodysuit aderentissimi. Una festa itinerante, la calzedomania, partita da Parigi per raccontare la modernità di un vero e proprio capo di abbigliamento che esalta la bellezza e trasforma in magia i movimenti delle donne. Un plissé per vestire tutte le donne nel massimo comfort e in elegante libertà. Martino Midali, lo stilista milanese che lo scorso febbraio ha festeggiato i suoi primi felici 40 anni nel mondo della moda, presenta la sua nuova collezione per la prossima primavera-estate durante i giorni di Milano Fashion Week. Ed è Palazzo Isimbardi ad accogliere la moda inclusiva, democratica, versatile dello stilista, che ha fatto del tessuto jersey il suo cavallo di battaglia e che oggi continua il suo percorso creativo con i suoi capi storici scolpiti da pieghe colorate e stratificate che raccontano tutto il suo amore per le donne. È un tessuto a plissé che prende anche la comodità, diciamo, del jersey, perché essendo plissé hai spazio per poter creare delle forme che poi la donna le interpreta alla sua maniera, secondo il suo modo di essere, il suo modo di vestire. In passerella, aperta dalla voce dell'artista sarda Ambra Pintore, le modelle, ma anche le amiche storiche di Midali, muse tutte di uno stile manifesto che guarda con rispetto al corpo femminile. È una moda per tutte le donne, di qualsiasi età, di qualsiasi taglia, ed è una moda trasversale come sempre. Ecco. Un lungo viaggio nella bellezza sempre più legata al benessere interno e esterno, fisico e spirituale. Shiseido, l'azienda giapponese nata nel 1872 come piccola farmacia nel quartiere di Ginza, ma con la grande visione di fondere nei suoi protocolli e cosmetici saggezza orientale e tecnologia occidentale, oggi leader in Asia e quinta al mondo nel settore della cosmesi, presenta i risultati della sua ricerca nel secondo Innovation Beauty Summit a Barcellona. Quella che vogliamo mostrare nel nostro Beauty Summit è una ricerca specifica sull'invecchiamento e in particolare sul rilassamento cutaneo. Noi abbiamo scoperto un sistema che aiuta la pelle a contrastare gravità e cedimenti. Innovazione, sostenibilità, bellezza olistica e nuove ultra performanti formule per contrastare l'invecchiamento, i temi al centro dell'incontro. La nuova frontiera della bellezza parla di pelle in 4D e ridefinizione dell'ovale attraverso prodotti, trattamenti e massaggi destinati a riattivare la cintura dinamica del volto. La formula e i prodotti che abbiamo disegnato, un concentrato notturno della linea che si chiama Vital Perfection, aiuterà a ripristinare quella che noi chiamiamo la cintura dinamica, perché tutti quei piccoli muscoli piliferi che abbiamo sotto la pelle, la cintura dinamica appunto, l'aiutano a restare su proprio come fosse un lifting. Noi abbiamo dimostrato che allungando quei muscoli con il massaggio del prodotto, tu li aiuti a rigenerarsi e consenti alla pelle di resistere alla gravità. 31 i premi vinti nel campo della scienza e della tecnologia cosmetica del beauty brand, un record mondiale e una conferma del ponte tra est e ovest nel segno di valori e cultura di una bellezza pulita, sana, curata e naturale. Proprio come quella dell'attrice Anne Hathaway, americana, 40 anni il prossimo 12 novembre. Da metà settembre Global Ambassador della linea Vital Perfection, testimonianza di un potenziale di bellezza senza età. Anne è una bellezza autentica, naturale, come piace a noi, e il passaggio del tempo le ha dato maggior forza. Bisogna sempre ricordare che solo il 20% del patrimonio genetico definisce l'età della pelle. Il resto spetta a noi. Abbiamo il potere di agire e di influenzare l'età della nostra pelle. Moda, sensualità e bellezza. Like, tutto ciò che piace.
like, tutto ciò che piace. Italian Gourmet e spettacolo. Risparmio e investimenti. We get it almost every night. Non è solo produttiva e laboriosa. La Lombardia è sempre più una regione con una vocazione turistica nuova. Le mete tradizionali come il Lago di Garda, da secoli amato dai viaggiatori della Middle Europa, si affiancano oggi alle riscoperte degli ultimi decenni. Milano, rivitalizzata dall'Expo, è diventata competitiva anche nei confronti delle città d'arte. Il Lago di Como, adorato dalle star di Hollywood, è ormai destinazione da sogno. E l'acqua dolce profuma anche di cucina estiva. Ho deciso di fare una trota salmonata affumicata crudo con le mele. Una trota che prevede una marinatura velocissima di circa un'ora a base di zucchero e sale, in parti uguali. La mariniamo da entrambe le parti, una volta che è stata marinata la andiamo a lavare, la affumicheremo con dei legni di ciliegio, la affumichiamo circa 20 minuti e quindi abbiamo utilizzato la mela. La andiamo a pelare, la tagliamo a cubetti come ho fatto io in precedenza, la lasciamo ossidare un po' all'aria aperta. Via, via, vieni via di qui. Le colline del Pavese, sempre più terra di vini pregiati, si offrono con un fascino nuovo che sa di Toscana e si alternano a città discrete dal passato importante riscoperte dal Giro d'Italia. Vigevano, vetrina sfarzosa delle famiglie Sforza e Visconti, rappresentata con eleganza dalla piazza ducale dominata dal Duomo. E poi Bergamo, la città alta e bassa dalle mura imponenti, insieme a Brescia, capitale della cultura 2023. Andiamo a fare il nostro dressing, il nostro condimento per la trota. Yogurt bianco al naturale, un olio ricavato dall'erba cipollina, vino bianco e aceto di mele. Si fa questo condimento, bello morbido. Prendiamo la parte della trota che io chiaramente ho già tagliato prima e andiamo a ricavare delle strisce, ci ispiriamo un po' anche al Giappone. Ora andiamo a completare la nostra trota appoggiando la mela. Inseriamo la nostra salsa, chiudo l'extravergine, aggiungiamo ancora dell'olio all'erba cipollina, le uova di trota le andiamo ad appoggiare sparse. Completiamo con della parte aromatica e chiudiamo con l'erba cipollina. Questa è la nostra insalata di trota e mele. Teatro, danza, musica, sperimentazioni digitali. Un atlante della creatività contemporanea è quello che sta andando in scena adesso al Roma Europa Festival. Partito il 6 settembre, il festival mette Roma e l'Italia al centro della scena artistica internazionale. Tema di quest'anno: le geografie del nostro tempo. La capacità dell'arte di oltrepassare i confini geografici e temporali per dare vita a nuove forme espressive, senza limitazioni di genere. Fino al 19 novembre, ogni giorno vanno in scena spettacoli, performance, ibridazioni di molteplici forme espressive che rappresentano visioni del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. ...90 spettacoli, 300 aperture di palcoscenico, oltre 500 artisti da 34 paesi. Tanti i luoghi, i pubblici e i palcoscenici coinvolti. La 38esima edizione, una delle più ricche di sempre, è un viaggio tra tradizione e contemporaneità. This is merely a play. None of this is real. Un dialogo tra generazioni, tra grandi nomi della scena internazionale e artisti sperimentali o emergenti.
Uno spaccato assolutamente originale, difficile da descrivere, ma da sperimentare, provando a lasciarsi coinvolgere. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal ritorno delle tensioni geopolitiche e dal rallentamento del processo di globalizzazione partito alla fine del secolo scorso. Il risultato è stato l'emergere di contrasti crescenti tra le due maggiori potenze globali, Stati Uniti e Cina. Oggi Washington e Pechino si contendono la leadership globale, non solo a livello economico e politico, ma anche a livello tecnologico. Siamo passati da un assetto geopolitico unipolare a uno di competizione aperta tra superpotenze. La gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, la cyber security, solo per fare alcuni esempi delle frontiere tecnologiche emergenti, diventano fattori chiave per conquistare la leadership globale in termini di business e di importanza strategica. Tale situazione, in costante evoluzione, offre nuove e interessanti opportunità di investimento. Vince chi riesce a reagire tempestivamente ai mutamenti del mercato, proponendo soluzioni adeguate ai nuovi bisogni degli investitori. La rivoluzione digitale ha cambiato le nostre vite, aumentando la produttività e facilitando lo svolgimento di attività che in precedenza potevano essere eseguite solo con grande dispendio di tempo ed energie. Il mondo degli investimenti non è rimasto immune a tali profondi cambiamenti, come racconta Enzo Corsello, Country Head per l'Italia di Allianz Global Investors. Se guardiamo alle più grandi società al mondo per capitalizzazione di borsa, emerge chiaramente come si tratti di realtà che si sono mostrate abili a cavalcare la rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni. Chi si occupa di gestire professionalmente il risparmio con l'obiettivo di difenderne il valore reale e di puntare al suo apprezzamento è chiamato a monitorare costantemente l'evoluzione del mercato per cercare di individuare nuove opportunità di rendimento. Si tratta di un lavoro che richiede grande esperienza, importanti investimenti in ricerca ed elevata specializzazione. Nel 2022 il contributo alla crescita mondiale dell'industria digitale è risultato per la prima volta nella storia superiore a quello offerto dal commercio tradizionale. È il segno di un cambio di paradigma destinato a consolidarsi negli anni a venire, con ricadute anche per il settore del risparmio gestito. Da tempo l'impatto del digitale non è più circoscritto solo alle aziende che sviluppano soluzioni tecnologiche, ma coinvolge tutti i settori dell'economia. Tale tendenza impatta fortemente anche le banche e le società di gestione del risparmio, le quali si avvalgono della tecnologia per migliorare la qualità dei propri prodotti, per accrescere la conoscenza dei propri clienti e fornire loro servizi sempre più personalizzati e adatti ai loro bisogni. Chi oggi riesce a trarre il massimo beneficio dalla digitalizzazione delle proprie attività si candida a diventare leader nel proprio mercato. La rapidità dei cambiamenti di scenario è una sfida non da poco per gli investitori, considerato che richiede non solo grande capacità di analisi, ma anche la disponibilità ad accettare una maggiore volatilità dei corsi finanziari. Dunque, come ogni passaggio epocale, è importante valutare con grande attenzione le opportunità e i rischi in modo da ricercarne il giusto equilibrio. Trend di portata epocale, come quelli rappresentati dall'avvento dell'intelligenza artificiale autogenerativa, o dalla necessità ormai imprescindibile di dotarsi di sistemi di cyber security, rappresentano una frontiera di investimento estremamente attraente per chi vuole partecipare ai grandi cambiamenti dell'economia e della società. La complessità che caratterizza l'investimento in tali aree impone però di evitare il fai da te facendo ricorso a società di gestione specializzate e a consulenti finanziari esperti. Like tutto ciò che piace.